Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis furiosa dopo le accuse shock Vin Zuiden. Gossip Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis risponde alle accuse shock che le sono state fatte. Cancelletto Giulia De Lellis torna in televisione dopo la partecipazione al Cancelletto Grande Fratello VIP 2017 e per la prima volta ha la possibilità di rispondere alle critiche e alle accuse che le sono state fatte nel corso di questi mesi in cui era rinchiusa nella casa e non poteva replicare. Sì. Perché Giulia De Lellis è stata una delle concorrenti più bersagliate di questa seconda edizione del reality show condotto da Ilaria Blasi e Alfonso Signorini. Lo stesso Signorini ha avuto un durissimo scontro in diretta con la giovane ragazza. GF VIP, Giulia De Lellis risponde alle accuse. Nel dettaglio le gossip news rivelano che Giulia usò termini decisamente poco carini nei confronti delle persone omosessuali, arrivando a dire che lei non beveva dai bicchieri degli sconosciuti perché temeva che potessero attaccargli qualche malattia nel caso in cui fossero stati gay. Parole decisamente molto forti che hanno scatenato il putiferio in rete e sui social network. Al punto che in molti chiesero addirittura la squalifica immediata dalla trasmissione di Canale 5. Una scelta che ovviamente non venne presa in considerazione da parte della produzione, in quanto Giulia venne sgridata in diretta da Alfonso Signorini che le diede dell'ignorante in diretta durante la trasmissione di Canale 5. Questo sabato pomeriggio Giulia sarà ospite per la prima volta in TV dopo la finale del GF VIP, alle 16:10 la vedremo da Silvia Toffanina Verissimo, dove parlerà non solo della sua storia d'amore con Andrea Damante ma anche delle accuse di omofobia che le sono state accollate in questi mesi di permanenza in casa. Giulia De Lellis a Verissimo, non sono omofoba. Ebbene Giulia ha scelto di scusarsi pubblicamente con tutte le persone che si sono sentite offese dalle sue affermazioni pronunciate nella casa del GF VIP, affermando che non era affatto suo obiettivo quello di offendere i gay e aggiungendo che lei nella vita ha moltissimi amici omosessuali, una frase ormai banale e ripetuta da tutti. E così la De Lellis rigetta al mittente le accuse di chi l'ha tacciata di omofobia. Dopo aver fatto questo chiarimento anche nel salotto TV di Silvia Toffanina Verissimo, ecco che Giulia è pronta ad andare avanti per la sua strada e ha rivelato che piacerebbe poter diventare una conduttrice televisiva. Il suo modello di riferimento da questo punto di vista è Alessia Marcuzzi, che a quanto pare è la sua conduttrice preferita.